Siamo qui per una nuova puntata di Legal Corner. Presento subito il nostro ospite di oggi, che è l'avvocato Brunella Martino, founder partner di Legal for Digital. Buonasera a Buonasera, tutti, buonasera. Grazie. benvenuta ai nostri microfoni, anche se in collegamento. Parliamo oggi di e-commerce, sfruttando anche appunto la sua specializzazione e quella del suo studio. Parliamo di un tema che ha avuto e sta avendo, diciamo così, tra virgolette, grande eco per via proprio dell'emergenza sanitaria che chiaramente ha sviluppato tutto il mondo degli acquisti online. Avvocato, io le chiedo subito qual è stato appunto lo sviluppo degli e-commerce nel 2020, l'anno della pandemia. Prego. Certo, in quest'ultimo anno, quindi scorso il 2020, abbiamo assistito a una vera e propria esplosione del fenomeno della vendita online. Con il primo lockdown e comunque anche successivamente ai mesi di chiusura che si sono verificati da ottobre in poi, l'unica modalità, l'unico modo con il quale gli imprenditori hanno potuto magari fatturare è stato quello della vendita online, dell'e-commerce. Ma anche il consumatore, dal lato consumatore, ha imparato nel 2020 ad acquistare i prodotti online che magari prima acquistava da determinate catene o da determinati negozi, pensiamo ai cosmetici, ma ad altri settori che prima erano esclusivi di alcuni negozi. E questa quindi è stata una potenzialità perché soprattutto dal punto di vista delle aziende supera il problema della geolocalizzazione. Le aziende oggi possono raggiungere un gran numero di utenti che siano semplicemente connessi a internet, superando il fatto di aprire magari vari negozi in varie località italiane, quindi posso vendere da nord a sud senza alcun tipo di problema. Ma non solo, il lockdown ci ha insegnato ad acquistare oltre gli orari del negozio tradizionale. Quindi oggi un consumatore può benissimo fare la spesa online o acquistare un prodotto anche alle 2 di notte, quindi si è superato anche il problema dell'orario tradizionale. Quindi sicuramente ad oggi il futuro è l'e-commerce, lo shopping online, assolutamente. Assolutamente, avvocato, e però c'è anche l'altro lato della medaglia, ovvero i pericoli. Sia chiaramente per chi acquista, sia però per chi vende. Le chiedo quali sono. Allora, infatti partendo dal presupposto che la vendita online è stata, diciamo, ormai entrata di forza, spesso cosa è successo? Che si sono approcciate alla vendita online anche piccole realtà con pochissimo budget per quanto riguarda l'infrastruttura informatica, ma anche le strategie marketing. E soprattutto queste piccole realtà hanno sottovalutato l'importanza dell'aspetto legale dell'e-commerce, perché i termini e condizioni che sono il contratto di acquisto che lega il consumatore all'imprenditore non è solo carta da mettere sul sito web, ma prevede tutta una serie di armonizzazioni con normative diverse. Pensiamo al trattamento dei dati, con appunto l'armonizzazione tra il codice privacy novellato e il GDPR, quindi il regolamento europeo, ma pensiamo ancora al codice del consumo, al codice del commercio elettronico, quindi tutta una serie di normative. Pensiamo anche agli aspetti particolari della vendita di beni deperibili come frutta e verdura. Quindi diciamo che purtroppo è ancora sottovalutato l'aspetto legale, che invece deve diventare un aspetto importante per tutelare il business online a tutto tondo, assolutamente. Certo, e in questo senso entrate in gioco voi avvocati nel Sì. supporto chiaramente alle aziende che puntano sull'e-commerce. Sì. Ecco, avvocato, parlando del futuro, chiaramente tutti noi ci auguriamo che questa emergenza cessi il prima possibile, però le chiedo appunto al di là del Covid, qual è il futuro per il commercio online? Allora, se ne discuteva anche prima della
dell'avvento del Covid. Sicuramente è il futuro e ci sarà un'implementazione sempre più forte, ma ancora interessante è la possibilità di integrare la vendita fisica con quella online. Faccio un esempio concreto: la possibilità di recarsi in un negozio, non trovare la taglia di quel capo e avvicinare il proprio smartphone al cartellino e segnare col QR code, trovare la propria taglia, acquistarla in quel momento tramite la piattaforma del negozio e ricevere il bene a casa. Questa è una forma di integrazione che si sta già studiando e che diventerà, secondo me, la normalità fra qualche anno, proprio di integrazione di queste due realtà. Ma ancora poi assisteremo, già lo vediamo nei paesi anglosassoni, in America in particolare, all'intensificazione di strategie marketing particolari che poi hanno un risvolto però dal punto di vista legale, come per esempio quella della gamification. Applicare tutta questa corrente sull'e-commerce significa incentivare e diciamo creare dei clienti ricorsivi, pensiamo alla collezione di punti, premi e ricompense, che ovviamente a livello legale andranno a impattare anche con le varie normative, pensiamo a quella dei concorsi a premio del DPR del 2001, il 430. Quindi ancora di più queste sfide comporteranno da parte dei legali un'assistenza, uno studio, una tutela del business, assolutamente. Bene, avvocato, grazie per essere stata con noi e per aver inquadrato questo fenomeno così importante anche dal punto di vista legale. Grazie Grazie. all'avvocato Brunella Martino, founder partner Grazie. di Legal for Digital. E Grazie, grazie a lei, grazie a tutti. Arrivederci. grazie anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.